Gruppo, oggi facciamo il proseguo della diretta di ieri, visto che ieri dovevo essere in centro alle 6, alle 6 invece stavo ancora qua che facevamo lezione, quindi siamo andati lunghi, cioè stretti coi tempi e oggi recuperiamo. Abbiamo portato qua da mangiare, non inquadriamo sempre per la privacy, del cibo, ok? Delle placinte. Sono le mie cose preferite, sono un esempio del cibo che si può mangiare con i provisori. Le placinte sono perfette. Sono caloriche, ci sono più gusti, sono a chi piace il salato ci sono salate, a chi piace il dolce ci sono anche quei dolci. Le uniche placinte dolci che non si possono mangiare sono quelle con le ciliegie. Perché? Perché hanno il nocciolo. Sai quante volte ho rischiato di rompermi i denti quando mi prendevo quelle? Non le mangio più. E ora metto qua le placinte, chi le vuole le prende, avete fatto lì e facciamo una diretta dove mi dite quella che è la sensazione mangiando con i provvisori. Avete appena montato il provvisore. Io me la prendo, io chiaramente ho i denti naturali. E quindi, no, sono tutte salate queste. Ok, venite pure qua vicino, tanto la camera inquadra me qua, quindi non vi vedete. Niente quando ci inquadra, dottore. Possiamo stare in piedi? Vieni qua allora con la sedia, vieni qua con la sedia. No, non Dai! abbia paura che poi magari mi scappa. Sono buone. La prima sensazione è che sono buone. Bene, il masticare com'è? È il mio primo masticare. Vieni, vieni, No, parla, non parla, posso. parla vicino alla camera, senza No, inquadrarti, ancora però dentro. è il primo masticare. Vedi? La lingua. Non riesco a masticare. Ci Ma sta. non ho una mancondella. Questi sono i tipi di cibi che si possono mangiare, cibi morbidi, ok, che non sono duri e che non hanno sorprese dentro. Ieri eravamo arrivati a parlare di questo, che stavamo dicendo che quello che è importante, non sono tanto i materiali che si usano, certo, i materiali devono essere i migliori che ci sono ad oggi, combinazioni di materiali sono le cose migliori, ma la riabilitazione deve essere principalmente abitudini alimentari e abitudini, negative, magari come il fumo da mettere fuori, oppure abitudini viziate, c'è cioè chi tiene sempre gli oggetti con la pipa, per esempio, chi tiene La matita, i esatto, tutte chiodi, cose da non fare. Perché poi c'è il rischio che i denti si rompano, non perché sono fatti male, ma perché ci sono stati o degli spasmi o delle parafunzioni, cose che non dovrebbe fare il paziente, come per esempio tenere la pipa con i denti. sì, ma se c'è un rossettino o qualcosa di più, lo sento, non è che anche se non ho più, io lo sento un fermo. Dicevi, non lo senti Perché perché magari mastichi il dente non un ha più cappello tra i denti non lo senti. un Io cappello, sì. sì, ma tu sì, perché hai i tuoi denti. Ma io lo sento se c'è qualcosa di un'oliva, di una ciliegia, è fermo. Lo senti, ma non c'è. Tu devi sapere anche che sentire e sentire è diverso. Tu puoi avere una soglia di sensibilità più alta e più bassa. Se ce l'hai una soglia di sensibilità bassa, non ti brucerai mai. Se è alta, ti bruci. Però lo senti. Lo senti però quando è troppo tardi. Ma quando sento schiacciare che è duro, che c'è un osso, mi fermo. Articolazione ha delle fibre sensitive e le radici. Quando poi tu stringi e lo senti, è perché sta iniziando a flettere il materiale sull'osso. E allora è una sensibilità che non è la fibra nervosa che innerva l'impianto, ma il periostio, che è una pellicola. Avete mai mangiato il maialetto, l'agnello? La costoletta dell'agnello, c'è cioè una pellicina all'osso attorno. Quello è il periostio, è una pellicina che è innervata. Quando l'osso flette, la sensibilità che senti è praticamente quella pellicina che si muove, perché l'osso sta flettendo. Per arrivare a flettere l'osso devi premere abbastanza, cioè l'osso è sottoposto a carico flessorio. Quindi ho male. Sì, è male perché il paziente che ha tutti gli impianti ha una piccola sensibilità, ma significa che sta stringendo parecchio. Invece il dente percepisce un cappello perché la radice innervata c'è un legamento tutto attorno e percepisce anche una formica tra i capelli. Quindi la sensibilità, la soglia è diversa. Per quello dico là.
migliore precauzione è quella visiva, andare a selezionare visivamente il cibo che mangi. Quello sai che lo puoi mangiare, quello no. Ti metto una pietra davanti, la puoi mangiare perché l'hai vista e sai che quello si mangia. Ti metto un uovo sodo, lo vedi, lo puoi mangiare. Va praticamente creato che cosa? Un elenco di cibi che puoi mangiare, un elenco che non si possono mangiare. Quindi adesso ho preso una parte... Vieni vicino, vicino. Ci sono 2000... Una parte dura qui, non so cos'era dentro. Uh-huh. La buccia, dov'è? Mi sono preso, ho detto, ma anche un po' pianino, no? Perché voglio testare, no? Poiché io ce l'ho sotto i miei. Uh-huh. C'hai un po' di sensibilità, 8. Sì. Che ne dovrei avere un po' di più di sensibilità. Aspetta che lo apro il tuo caso, ce l'ho qua. Eccolo qui. Hai praticamente l'arcata superiore ora provvisoria, uh-huh, e sotto invece quelli gialli comunque sono i tuoi denti, uh-huh, quindi esatto. Hai la parte superiore che è artificiale e la parte sopra rivestiti, però uh-huh, e ora come masticavi un minimo hai sentito sotto già senti, cioè, sento un po' di più, sì, penso di sì. Io che smazzavo proprio tutti nuovi, no? tutti bionici, come dice il dottore, sì certo. Dovrei sentire, cioè, non mi piace, però mi ha detto che c'è le articolazioni hanno la propria sensazione. Sente più duro. Ma sicuramente, poi che mi prima di che il dente faccia la pressione sui due denti, l'articolazione la sente prima. Quindi io mi fermo. Ha l'articolazione ha delle fibre sensitive e anche di posizione, che si chiama propriocezione. Nella propriocezione ci rientra anche la sensibilità, per esempio nella pelle tattile. Ma sono praticamente delle fibre che vengono attivate, qua c'è una cimice, sono delle fibre che vengono attivate dallo stiramento o pressione, praticamente. Poi ci sono le fibre che vengono invece attivate dal calore, per esempio, sono... Io adesso ho percepito subito. Per esempio, la pelle ha delle fibre che percepiscono la pressione, ma anche la temperatura. Ah, ok. Mi capita a volte che... Fanno parte dello stesso homunculus che vi ho detto ieri. O mangi con fretta, o non so come succede, mi fa male la mandibola. Mm-hmm. Ma non in fretta, è una percezione di mi faccia... Sono i muscoli della masticazione, quelli che si affaticano. Noi abbiamo tutti i muscoli qua e anche interni alla mandibola. Non succede. Anch'io se mi mangio un panino duro, vado a mangiare di corsa, poi dopo sono tutto indolenzito. Perché ho contratto i muscoli un breve tempo e semplicemente si sono affaticati. Perché siamo abituati noi a un'alimentazione semiliquida. Non è più l'alimentazione di Neanderthal, però è un'alimentazione semiliquida quella dell'uomo. Sono rimasti dei cibi duri, sono rimasti medio duri, ma non sono più, che ne so, il cibo... Cioè non stai mangiando carne dura, rafferma, e sono cibi molto morbidi, quelli che mangiamo tutti i giorni. Con i denti definitivi e anche ancora di più provvisori, è meglio andare a mangiare cibi che sono semiliquidi. Ok, morbidi, semiliquidi, di durezza da una 10-6. Sì, poco. L'uovo sodo, la pasta, sì. Pasta e le lasagne, queste cose qua. Se uno si vuole Florentina la puoi... No, con i provvisori no. Non la devi mangiare. O la paglia sminuzzatina. Una fiorentina dopo che è definitiva. Ecco qua, sono arrivati i tecnici. Vieni, Dumitro. Vieni. Adrian. Una fiorentina dici che è meglio non mangiare. Meglio dopo. Allora, è arrivato ora. Dipende come la prendi. C'è tutta tenera come il burro, la FTD. È bella cruda, no? È cruda. Tipo una tagliata. Allora, Dumitru, abbiamo qua il tecnico di laboratorio che è arrivato, che ha fatto questa protesi, Dumitru. Quello che ha montato poi in bocca la protesi, il dottor Adrian. Vieni che siamo in diretta. Ciao, ma dove devi essere? Ciao. E abbiamo oggi da parlare di quelle che sono le riabilitazioni. Andiamo di nuovo sul gruppo Facebook dove eravamo ieri, dove eravamo arrivati. Lasciamo in posta loro, ma possono anche stare adesso. Solo
E bravo, sì. Potete meglio. Scusa. No, guarda. È logico che chi è davanti. Quelli sono i miei. Quali? Sì. Dottor Adria, spiegaci questa protesi. Che tipo di protesi ha? Perché questa protesi si rompe e quella che invece c'ha il paziente in bocca non si rompe? Non mi piace questo. C'è tante zone dove si incastra il cibo. Qua si può rompere. Sì, sì, sì. Si vedete? Troppo grande la... come si chiama? Vi rifaccio vedere la sua. Questa è la sua protesi. Vedete già che c'è una differenza tra questa protesi e quest'altra protesi provvisoria. Una è convessa. Questa. E il cibo no, non si incastra. Qua deve stare convesso, non concavo. Perché entra il cibo, si incastra sotto e rimane qua dopo sopra la gengiva. Quindi si fa infiammata, no? Qua invece non si deve vedere. Non si deve vedere. Cambia altra foto. Ristagna di più il cibo, no, in questa. Altra foto. Perché... giusto, no? Sì. No. Qua si vede. Quasi. Queste sono queste che fate loro. Queste. No. C'è scritto in alto a destra. Ah, ah, a destra, lì, società. Sì, per queste qua vanno, si trova il cibo dell'avallamento. Io dico avallamento. E quando si fa... cibo rimane lì. Sì, il cibo rimane sotto. Non deve coprire... Quindi va a portare dei germi, deve coprire... agli impianti. Si perdono, perché loro vengono a ammalare. Se questo non va bene, si corta la gengiva, iniziano a ammalare. Però la dopo il rosso si ferma da gengiva dove è gonfiata, e piano piano questo processo si ripete fino a quando perde tutto l'osso e si balla l'impianto e si perde tutto il lavoro. Anche quando dall'ultimo impianto, quando si mette, dai, fai qui in mostra. No, no, c'è sopra. Questo. No, sì. Vedi, dove è l'ultimo dente, dove si finisce l'ultimo dente, si finisce anche l'ultimo impianto. Stessa cosa anche di là. Qua invece finisce l'impianto, sì, e c'è un dente. C'è il mondo, niente, quando mangia. Ah, è quello che dicevi te, c'è la spaccatura perché c'è il mondo. Si rompe poi. Da qua si rompe e flette l'impianto. Tu immaginati una finestra che sta a filo col palazzo o un balcone lungo 6 metri con la finestra. Ok, quello flette il balcone. Quello è un balcone che flette quando mastica, anche perché lì ci sono i molari, non sono gli incisivi, è qui che si sviluppa forza. La prima cosa dura che mangia, quello si tronca, si rompe. Probabilmente hanno fatto quello perché hanno trovato l'osso intorno a lì. Può essere? Hanno fatto l'impianto dove va messo l'osso. Sì. Ma non devi fare i provvisori che arrivano fino a là. I provvisori li avresti dovuti far arrivare fino a qui. Forse lì non avevano osso sufficiente, può essere. O forse il paziente gli ha detto, ma mi avevi messo nel preventivo protesi provvisoria a 12 denti. Ora mettimela. Ma si rompe così. Okay. In passato molti pazienti ci dicevano, poi abbiamo scritto bello in grande, non c'è correlazione tra il costo del provvisorio e quanti denti ci sono. I denti dipendono nei provvisori da dove stanno gli impianti. Perché se noi dobbiamo tenere fede a quella roba là, torni in Italia, prima cosa che mangi si rompe. Capito? Allora, la protesi è corta o lunga, sin dove arriva all'arco degli impianti, quella provvisoria. Con la definitiva cambia perché c'è la protesi che c'ha sotto tutta la struttura metallica. Adesso mi metterò poi anche quelli dietro. Sì, col però definitivo lo puoi fare. Col definitivo si può fare. Ma non ho impianti dietro. Si chiama quello il cantilever. Cantilever. E lì non va a sforzare, lì che non c'è niente. Se c'è la struttura metallica. Ah, la metallica tiene la forza. Questo è un cantilever, vedi questo? Se io li faccio tutti di plastica si rompono, se io dentro faccio tutta una struttura metallica e sopra la ceramica non si rompe.
Questi provvisori così perché si rompono? Perché sono tutti plastica. No, e no. Quindi qua non c'è metallo. Qua noi finiamo, abbiamo come protocollo di finire là dove finiscono gli impianti col provvisore, più all'interno c'è tutta la barra di rinforzo metallica. Perché non solo si possono rompere i provvisori là nel cantilever se glielo fanno. Devono essere tenuti assieme da una barra. Devono essere tenuti assieme da una barra per il principio che gli impianti, vi dicevo ieri, non reggono il carico flessorio, obliquo. Cosa succede? Che attorno l'osso si liquefa e non si integra. La barra nasce dalla necessità di non avere micromovimenti sugli impianti. L'unione fa la forza e elimini le tensioni laterali. Lavora solo dritto. Una protesi come questa, invece, gli impianti saranno sollecitati perché è elastica questa protesi. E quindi non è corretta dal punto di vista né igienico, perché si accumula cibo lì sotto, guardate tutte le complessità che ci sono. Non è corretta dal punto di vista biomeccanico, perché sollecita gli impianti in lateralità e c'è il rischio che perde ossa attorno agli impianti. Non è corretta dal punto di vista meccanico, non biomeccanico, meccanico, perché si romperà in tre punti. Ci sono diversi punti critici. Il primo punto critico è questo, il secondo punto critico è questo, il terzo punto critico è questo. Si romperà 100%, appena mangia. Non arriva a stare 4-6 mesi questa protesi in bocca. Lo sappiamo perché? Perché ce ne sono rotte tante. Ok. Pratica, batte grammatica. Quando ne fai tante, vedi che ti tornano rotte, vedi, dici, non si può fare. Non si può fare. Si rompono queste e ci sono problemi anche che si possono rompere qua in mezzo. Per questo è meglio sempre avere strutture di rinforzo che legano tutti gli impianti. E lì fai o il filo elettrosaldato, tecnica analogica antica, oppure tecnica moderna, fai la impronta digitale, produci con i macchinari la stampa del metallo che li unisce tra loro con zero tensioni, perché abbiamo gli abutment che sono dei rompiforze, sono dei piattelli su cui poggerà questa struttura passiva e si avvita. Se legge? Mi pare italiano. Quindi quando noi poggiamo abbiamo consolidamento tra gli impianti, non ci sono forze tensive laterali, non si rompe la protesi dove mastica, abbiamo quindi un sostegno e abbiamo soprattutto zero trasmissione di tensioni agli impianti perché abbiamo dei piattelli su cui si poggia la struttura e poi si stringe. Invece ci sono altri denti che escono fuori i perni dagli impianti, gli abutment, e ci incollano sopra. I perni sono divergenti, come le incolli e stringi la bocca, va a flettere comunque gli impianti. E questa è un'altra... Sono quelli che ci hai spiegato ieri. I multi-unit. Sono degli snodi che correggono, vi faccio vedere gli abutment, i multi-unit abutment, multi-unit abutment. Sono dei snodi che correggono l'asse di inclinazione dell'impianto, ovvero questa parte qui sotto, questa parte qua, c'ha un asse che non coincide con questo asse. Vedi? Io ho bisogno qua di uno snodo, di un correttore d'asse, perché gli impianti tra loro sono tutti sghembi, sono divergenti. Poi ho bisogno qua su di un piattello su cui poggia la protesi, che non mi crea quindi tensioni. La protesi può finire esattamente qui o leggermente qui, oppure leggermente più in dentro. Non importa, sempre un piattello questo su cui poggerà e non mi crea tensioni su questo asse, non mi crea forze. Esatto. Poi vi ho detto che la protesi, la batman qua all'interno c'ha una vite che passa, che va a finire qui sotto la stringe l'ancora, e questo si va a incastrare, incastonare all'interno dell'impianto, questo imbuto qua. Questa parte qua è la parte di connessione all'impianto. Quella non è abitata, però è solo... Semplicemente viene tirata dall'ancora. L'ancora tiri un po' e quello tac si va a stringere sul... E quello crea anche da sigillo con la parte interna dell'impianto. Questo qua si chiude l'impianto. Questa parte qui sopra serve a correggere i gradi. Questa parte qui sopra serve invece a far poggiare la parte protesica di là della gengiva. Al di là della gengiva, questo è tutto in titanio.
perché deve andare a contatto qua con l'impianto che è in titanio ed è anche vicino alla gengiva, dove è meglio avere il titanio comunque vicino alla gengiva per una questione poi di per implantiti e igiene migliore. Nella parte sopra qua posso usare quello che voglio, zirconio, cromo cobalto, titanio, legno, quello che voglio, polistirolo. L'importante sia al di là della gengiva la protesi, la parte protesica. Di fianco poi qua ci avrò i materiali che simulano la gengiva, che vanno a spingere sulla gengiva, okay? Perché se il paziente ha perso non solo le radici ma anche l'osso, dovrò risimulare la parte di osso perduto. Non posso mettere i dentoni lunghi che arrivano fino a dove si è riposizionato l'osso. Bisogna andare a simulare la gengiva. Nel tuo caso pure si è andata a simulare una parte di gengiva. Questa va poi in compressione sulla tua gengiva. Tu pensa, se tutta questa parte è rosa, avresti avuto i denti lunghi. A parte sarebbero stati asimmetrici. Avresti avuto un dente che arriva fino a qua da un lato, fino a qua dall'altro lato. Vedi che qua sarebbe stato più lungo qua il dente. Cioè trasformate tutta questa parte rosa in bianco. Sarebbe strano. Sì. Okay, sarebbe strano. Quella qui sopra dove si è riposizionata la tua gengiva e sotto ci sono gli impianti. Il pianino si aggiusta un po' la gengiva. Sì, questa ora si creerà uno spazio, la gengiva continuerà a salire. Ah. Potrebbe salire anche di 3-4 mm, salirà, in genere 2-3 mm. Ma sale. Non è piaciuto più tanto. Dipende dal tipo di osso, di situazione che c'era prima. In genere si riassorbe molto quando c'erano gli impianti, i denti con ancora parecchio osso attorno. Quando hai molto osso attorno ai denti, quando togli i denti, le lamelle che tenevano i guscetti, le radici, quelle si riassorbono. E allora va giù anche la gengiva, delle volte va giù la gengiva, rimangono delle lamelle, il paziente ti chiama, dottore, c'ho ancora pezzi di dente dentro? No, è l'osso lì che ha fenestrato la gengiva, poi quello quando si torna si lima, si dà una limata all'osso e si aggiusta si arrotonda, si rende tutto più smusso. Oppure ci sono casi in cui il paziente aveva già da tanto perduto i denti, dove l'osso ormai è già smusso, è già più stabile. Metti solo gli impianti e lì non è che l'osso si rimaneggia. L'osso si rimaneggia quando togli le radici. Tante radici, tanto rimaneggiamento, quindi tanto spazio che si crea dopo il provvisorio. Non avevo quasi più denti. Non avevi più denti, l'osso è stato più stabile. Tanti anni era, sicuramente non limato, ma come dice, arrotondato. Da solo. Ci abbiamo un osso poi che può... della mancanza di osso, però non era fatto... Te l'ho semplificata molto, eh? Nel senso, poi bisogna valutare anche lo spessore dell'osso, c'è cioè quella lama di coltello, quello che è così, c'è osso e osso, osso dove dobbiamo fare split crest, innesto di osso, sono tante. Comunque, per dire che non c'è una regola per tutte, non c'è una uguale per tutti i pazienti, c'è una... regola che quella a seguire durante i provvisori non si mangia, se c'è spazio che si crea è normale, bisogna andare a pulire con gli scopolini e l'idropulsore, allontanare via il cibo, e di contro è meglio quando c'è spazio perché il paziente riesce a pulire bene dove ci sono gli impianti, si iniziano a vedere gli impianti, lì devi andare a lucidare dopo, in definitiva no, con i provvisori. Ok, perché durante la fase di guarigione è la fase più critica, quella dove se tu riesci ad arrivare bene a pulire vicino agli impianti, è meglio. L'impianto lo patisce. Certo. Se invece c'è tutto nascosto, dopo che hai fatto i provvisori, e i provvisori non riesci ad accedere, c'è più probabilità che la gengiva si infiamma, sanguina. Capito? La gengiva si rimaneggia quando sanguina. Se si rimaneggia, se ne va. Se se ne va, c'è il rischio che scopri l'impianto. Quindi è importante con i provvisori impegnarsi, andare a pulire, a lucidare con gli scopolini, il filo superfloss, c'è l'area segreta. Prima di fare gli impianti, camminavo tanto anche di notte dalla recensione. Quella era la parodontite. Poi però dopo che ho fatto il lavoro non hanno mai più sanguinato. Niente. Finita la parodontite. Non è più sanguinato niente. Allora, accediamo all'area segreta.
cioè l'area dopo le cure, area aftercare. C'è un'area che si chiama area aftercare, siete registrati voi in quest'area? Qui dentro ci metto sempre i video, in futuro ne devo caricare anche degli altri qua. Posso risolvere problemi? No. Protocollo e schema video come fare, eccola qua. Qua c'è un video che vi spiega esattamente come vanno puliti i denti. Eccolo qua. Questo è il filo Superfloss. C'è una parte in plastica rigida ed è lo stesso che usano i bambini per pulire gli apparecchi. La parte rigida, abbracci le piante e lo decide con la scopetta. È facile da usare perché se lo dico se ricordo lo spazio c'è un po' abbracci le piante, passi, guarda, anche sotto il piano, ogni pianta l'altro. Cioè praticamente lei ha fatto passare la spugnetta qua, su questa parte qua, su questa parte qui. Bisogna abbracciare questo, far uscire verso il palato il filo, lo tiri, lo fai rientrare dal palato qua, tiri e lucidi questa parte. Quando esce dal palato, tu immaginati che ti entra qua il filo, esce dal palato, lo tiri e c'è la spugnetta. Fai così e lucidi tutta questa parte qua della protesi. È facile, non è complesso. E questi fili qua sono più semplici da usare anche degli scovolini. Lo scovolino è, non so se lo conoscete. C'è la possibilità che lo passi. C'è la possibilità che quel da qualche parte passa sempre. Sì. Si infila dappertutto quella plastichetta. È un cappello, capito? No. Un cappello, per quello ti dico che è più facile degli scovolini, perché gli scovolini all'interno hanno un'anima metallica. Vedi, si piega, fa male, ti traumatizza, io pure mi sono fatto molte volte male. Sì, dappertutto, i fili per gli apparecchietti. Ah. Voi chiedete, quella, vedi che c'ha la parte metallica all'interno. Non ho lo scovolino, il filo che hai. Lo scovolino va bene quando ci sono spazi larghi tra un dente e l'altro, ma sotto al ponte, più che lo scovolino, conviene il filo Superfloss. Si trova in commercio in Italia. Sì, dappertutto. La versione del commercio, vedete, è o la Tepe oppure la Superfloss della Oral-B. Market si trova questa, non c'è neanche bisogno della farmacia. Questa. Ce ne sono una cinquantina dentro, sono tanti. Sono. C'hai la parte che si apre da sopra, tiri fuori e lucidi la protesi. Quindi andatevi a vedere se non siete iscritti quest'area, perché questa è la parte più importante, il mantenimento. Questo è il pulisci lingua. Pulisci lingua è un rastrellino che va a svuotare la lingua dalla gelatina acida che si forma sulla lingua. Puoi usare lo spazzolino, ma è meglio se usi praticamente un rastrello che porta via. Io quello che è lo spazzolino. Sì, lo spazzolino perché è pericoloso? Perché quando tu lo metti sulla lingua in fondo ti tocca il palato molle e ti viene da vomitare. Io con l'altro che... Un altro piccolo segreto, allora, per non vomitare, perché poi se uno ha il senso del conato non lo usa più, specialmente la sera che hai appena cenato, devi lavare, c'è il rischio che rimetti tutto, se vai in fondo ed è proprio in fondo che bisogna pulire. Dritti con la schiena, ti guardi negli occhi allo specchio e stai dritto. Quando tu stai dritto e ti guardi allo specchio, il palato molle, invece che stare così, fa così, va indietro, tiri fuori la lingua e non c'è il rischio che lo tocchi. Se invece tu stai chino sul lavandino, sicuro che ti tocchi e vomiti, ti stai stimolando il vomito. Se uno vuole rimettere, cosa fa? Si china sul lavandino e vomita. Concerti quello. E soprattutto dopo la chirurgia, molti pazienti sono molto più sensibili dopo la chirurgia, perché hanno i tessuti tutti molto gonfi, edematosi, è meglio usare questo attrezzo qua. Questo è ottimo, l'importante è che andate in farmacia e prendete quei fili. Questo è gli scovolini. E l'igiene... Meglio, se hai degli spazi molto larghi, quando per esempio ci avrai gli spazi, quando si retrae la gengiva, no? Tra 2 o 3 mesi, ci avrai degli spazi, e ci vai con gli scovoloni belli larghi, spazzoli tutto e vai rapido.
invece che il filo serve all'inizio, il filo che è più delicato, la gengiva è tutta edematosa, c'è il rischio che ti apri i punti anche se vai con lo scovolino. Invece col filo tu vai in maniera sezionale a lucidare solo la protesi e l'impianto col filo. Con lo spazzolino, con lo scovolino, tu vai invece a rimuovere i detriti e spazzoli lucidi proprio. Molti pensano che l'idropulsore è sufficiente, ma non è sufficiente. No, no, no. Quello è come tirare acqua sulla macchina tutta piena di fango. S'asciuga ed è tutta impolverata comunque. Non è che se non sfreghi, anche con l'idropulitrice, non rendi lucida la macchina. Quindi igiene meccanica e chimica. Colluttorio che disinfetta, no, il dentifricio potete anche non usarlo. Quello che disinfetta è il colluttorio. O un Listerine che lo trovate al market. Sì. Meglio sarebbe il Dentosan, però il Dentosan macchia, c'ha la clorexidina, poi vi vengono i denti, sembra che avete fumato, capito? No, vengono neri, perché la clorexidina... Listerine no, non macchia. C'ha il 2% di differenza con le Listerine, quindi è costa meno. Adesso il chirurgo mi ha detto, Simon, sì. Per 2 mesi, no, per 2 settimane, di un fuoricore, le gengive sono tutte con le ferite. Dopo la ferita si creerà la fibrina, che ora ve la faccio vedere. Fibrina, ferita, vediamo se c'è qualche. Nel sangue c'è una parte fibrinogeno che viene attivato, insomma questo qua è l'impalcatura sul quale poi si creano la pelle, i tessuti. L'avete mai visto le ferite? Che dopo all'inizio sono a carne viva, poi a un certo punto si inizia a creare questa che è la fibrina. Se si crea quello, dopo quello c'è la pelle giovane che poi matura e diventa o gengiva o pelle o mucosa. La bocca anche viene così? Sì. In bocca è la stessa cosa, le ferite guariscono tutte con lo stesso principio. Okay. Questa è la fibrina. Anche qua si vede la fibrina. Sono le ferite guariscono tutte allo stesso modo. Cosa vedete qua? Guarda qua, è tutto fibrina questa gialla. Questa è l'impalcatura poi della pelle successiva. Una ferita, meno cose ci metti sopra e meglio è. Quella è la regola e vale anche in bocca, meno cose si mettono e meglio è. Prime due, per quello ti diceva, il chirurgo cerca le prime 2 settimane di stimolare il meno possibile. E di non usare lo spazzolino assolutamente. Perché se no vai a traumatizzare, quella rimane sempre quindi aperta con la ferita. Fare molti sciacqui. No. Dopo la prima settimana in genere, perché tieni conto che in bocca una ferita guarisce dai 3 ai 5 giorni. La prima intenzione, la prima chiusura ce l'hai con i punti, okay, che ti tiene i tessuti stretti vicini. Poi dopo si iniziano a creare, la pelle inizia a diventare appiccicosa, collosa, e i tessuti già iniziano a tenersi vicino tra loro. Poi la ferita inizia che cosa? A contrarsi. Tutti i tessuti in fase di guarigione iniziano a contrarsi. Avete mai notato poi che arrivate alla crosta, che la crosta è tirata, così vi tira tutta la pelle? Funziona così il corpo umano. A un certo punto, già dal 5° giorno, i tessuti sono già abbastanza contratti e belli chiusi agli insulti esterni. Meglio 2 settimane per sicurezza, però già dalla prima settimana potete già iniziare a pulire bene anche con l'igiene meccanica. Significa che tutti i fili, quelli già da dopo una settimana potete iniziare a usare. Okay? Il periodo più critico è questo, dove non bisogna fumare, sono proprio le prime 2 settimane. Se uno fuma per 2 settimane, una croce sopra, per quelle 2 settimane non fuma. Poi dopo, se vuole, può anche riprendere a fumare, però le ferite sono aperte le prime settimane. Se fumi, c'è il rischio che vai a selezionare i batteri col fumo. Anche se prendi gli antibiotici, ma tu ci fumi, gli antibiotici ammazzano un certo tipo di batteri. Cioè il calore della sigaretta? No, proprio il fumo ammazza certi batteri che si dovrebbero selezionare, che sono i batteri buoni, ma li va a ammazzare tutti, e quindi rimane che cosa? Una flora batterica imbastardita che ti può far infiammare i tessuti, te li infiamma o te li infetta. Quindi è fondamentale che subito dopo la chirurgia, quelle prime 2 settimane che le ferite sono aperte, non si fuma. O specialmente nel caso un paziente ha fatto rialzi di seno mascellare,
ha fatto chirurgia zigomatica, perché il fumo poi dove circola? Circola dentro ai seni mascellari. Okay. Ci abbiamo noi delle cavità connesse col naso, sia qua che qua. Se voi vi schiacciate qua, sentite una sensazione di piacere, quello è praticamente sulle cavità sfenoidali che abbiamo qua sopra, cavità nasali, che sono in comunicazione col naso. Quindi quando voi avete la sinusite avete questo senso di testa piena, perché avete queste cavità piene di muco, infiammate con i tessuti gonfi dentro e avete questo senso di ovattato perché le ghiandole salivari, il muco ristagna là, e se quello poi si infetta perché c'è la flora batterica imbastardita, inizia a infiammare i tessuti. Tessuti infiammati, a un certo punto, delle volte l'infiammazione può anche sfogare dove, quando facciamo i rialzi di seno, nella parte anteriore, dove c'è la botola di accesso per mettere la polverina. Lì non c'è più la parete perché la togliamo per mettere la polverina. Tessuti si infiammano, la paziente si sveglia così la mattina, gonfia, ci chiama e dice: "Oddio, c'ho l'infezione." Perché lì i tessuti stanno, come dire, con edema e sfogano là. Delle volte il paziente sta fumando, e sta, significa, andando a infiammare gli innesti che abbiamo messo. Non dalla bocca, magari, ma proprio dai seni mascellari. Quindi è sempre meglio, dopo gli interventi, fare aerosol per via nasale, mucolitico, sciogliere e mantenere i seni belli vuoti. Nella parte invece interna alla bocca, non fumare per le ferite che ci sono. In più c'è uno shock che si verifica dopo gli innesti, per esempio. Noi abbiamo queste cavità all'interno. Immaginate una pelle che ha tante ciglia che si muovono. Così. Queste ciglia fanno muovere il muco, lo fanno andare via verso il naso, l'escretato. Okay? Tutto l'escretato che abbiamo noi nel naso ci arriva dai seni mascellari, ci arriva dai seni paranasali, che vanno a fare questo movimento con le ciglia, perché se non ci fossero queste ciglia ci sarebbe il ristagno. Il ristagno è il rischio che si creano infezioni. Ma quando noi facciamo gli innesti nei seni mascellari, si ha uno shock di queste ciglia che dura qualche giorno, anche una settimana, dove non si muovono più. Quindi abbiamo edema, tessuti che si gonfiano, muco che ristagna, se in più ci andiamo a fumare, c'è la festa. Quindi è meglio andare a fare cosa? Mucolitico per questo motivo. Quelle pastiglie di batteri buoni Quelle so per la bocca. in video Sì, Lactobacillus reuteri. servono, Sì, conviene ma però. regolarmente No, o guarda, io lo faccio una volta all'anno, lo faccio. ah, Sono, è come l'entrogermina. fai una cura, cioè fai un trattamento Sì, una volta non l'anno. fa male. Male non fa, sono batteri buoni. Lattobacillo. Poi c'è il Reuteri, ci sono anche Lactobacillus regularis, che ci hanno fatto di yogurt. Sono probiotici, sono batteri buoni che vivono in simbiosi, con noi possono vivere tranquillamente, anzi migliorano poi la digestione, migliorano la flora batterica intestinale, la flora batterica della bocca. I batteri ci sono sempre, ce li avremo sempre. Quello che fa la differenza è il tessuto dove attecchiscono. Okay. Se il tessuto dove attecchiscono è ben messo e soprattutto non vado a usare agenti esterni come il fumo e vado quindi a cercarmi le rogne, i batteri allora possono andare a imbastardirsi. Okay. Quindi è sempre buona regola non fumare. Cosa c'è scritto sulle sigarette? Non fumare. Se uno fuma, responsabilità. Se dopo gli interventi, cioè, non si fa. Tu lo faresti, se metti caso che che ne so, tu fai l'intervento agli occhi, ok, ti chiudi tutti i giorni a fumare in una stanzetta, 1 metro per 1 metro, e poi ti lamenti che dici che ti è venuta l'uveite. Ogni giorno stai lì a farti il camerone, l'aerosol, gli occhi, certo che è la stessa cosa. Noi
È giusto che una persona possa scegliere quello che fare, no? Noi non vietiamo niente a nessuno, però paziente avvertito, mezzo salvito. Può essere che io adesso senti il bisogno di andare a mare. Di andare? Perché questo tipo di pasta che vedo, questo è abbastanza è tipo il croissant, no? Che ti lascia molte scorie. Allora, ti bevi un bel bicchiere d'acqua è normale, e poi stasera ti fai il colluttore. Certo. Stasera il colluttore è anche quello importante, che non dovete esagerare. Due volte al giorno è sufficiente. Voglio chiederti, parlo spesso, adesso io questi giorni che mi danno un senso di beneficio, perché io sono tutti i giorni che amo, dove vai senza te, ogni tanto mi piace lo sciacquino. Allora, il colluttorio è un disinfettante. Okay. Disinfettante significa che non sterilizza, non fa la come si dice, la sterilizzazione a freddo. È un disinfettante, però come tutti i disinfettanti, se più lo utilizzi, più c'è il rischio che ti va a bruciare i tessuti, specialmente quello che ti ho detto. C'è anche la versione senza alcol, dell'Listerine. Glucino, meglio ti cambia il sapore, ti viene anche gastrite. No, i primi periodi è meglio puro. I primi periodi è meglio puro, ma farlo due volte al giorno, mattina e sera. Cambia colluttore. Ci sono colluttori, magari una mattina usi il detox, una sera vista, puoi fare così. O meglio, la sera è meglio usare un qualcosa che non ristagna troppo sui denti, come il Curaset o il Dentosan, che hanno la clorexidina. Tanto c'è scritto, se voi leggete nei colluttori fuori clorexidina, sì, quelli sono quelli che potrebbero macchiare, anche se il Curaset, ve lo faccio vedere qua, togliamo sta foto, ha l'Anti-Discoloration System, si chiama ADS. Abbiamo visto che la clorexidina macchiava, e ora hanno fatto il colluttorio, vedete che c'è scritto qua, ADS, Anti-Discoloration System, che evita le macchie. Okay, c'è un barattolo di questo, non so ora quanto è arrivato in Italia, ma costa. Non è euro, lo fai fuori, questo è una settimana, lo fai fuori, sono 40 euro al mese, lo puoi fare magari il primo mese, poi passi a un colluttorio un po' più economico. Quello che conta è anche associarci igiene meccanica. Non è così, Curaset c'è la bocca pulita. No. Se non vai a pulire meccanicamente in tutti i vari punti, la bocca rimane pulita, ma infettata. Cioè senza cibo, ma comunque infettata. E questo era il colluttorio. Dove siamo andati? Ci siamo allargati. Siamo partiti, ecco perché stavamo parlando di colluttorio, perché stavamo parlando di igiene che rimane, quindi di igiene che rimane. Qua vicino agli impianti oppure sotto alla protesi. La protesi è una protesi, questo è quello che io spiego sempre alle persone, ai pazienti, che le protesi non bisogna fare quello che non fareste neanche con i denti naturali: aprire bottiglie, andare a tenere gli oggetti, strappare. C'era un paziente ieri, se si dovesse rompere, ok, apriamo una parentesi, paziente dalla Sardegna che mi ha chiamato, ci ha chiamati e ci parlava la lieve e chiedeva: ok, mi si sono rotti i due denti. E gli abbiamo chiesto: rotti come? Si sono rotti i due denti definitivi, devo venire per il controllo. Mi hanno detto: mandaci la foto, perché così vediamo che tipo di rottura è. Varia il giorno in cui magari bisogna venire per grosse rotture, occorrono un po' più di giorni, piccole rotture, delle volte basta un'ora, oppure un giorno stacchi quello, riattacchi il nuovo fresato, stampato. No, una standard, una linea standard questa. E bisogna vedere, non mi ricordo se era una metalloceramica, composito, bisogna vedere il tipo di struttura che è. Però senza una fotografia è difficile dire come va risolto. Perché rotti vuol dire rotti, non vuol dire, una foto mi dà molte più informazioni. La prima cosa, se voi doveste avere un problema, uno smartphone, ok, vi mettete all'ora di a mezzogiorno, che c'è la luce migliore, ti metti così,
meglio ancora, non fatelo da soli, fatelo con un'altra persona. Gli metti la fotocamera e dice fammi una foto lì, dove, lì, fa lo zoom e la fa bene la foto. Io l'ho mandato la prima volta perché non avevo il tempo materiale di fare la panoramica, cioè non ce l'avevo il tempo, allora gli ho mandato così. Foto così per dire almeno preventivo me lo riesci a fare. Preventivi dalle foto non si fa. Allora, lei mi disse, no, devi farmi una Però per vedere una rottura già dalla fotografia riesco a farmi un'idea al 90% di quello che va fatto. Anche quella panoramica è quella che facciamo noi in Italia, non fai il preventivo, se non è ma neanche voi. Neanche perché ci sono un preventivo e il risultato di una diagnosi. La diagnosi prevede esami diagnostici, che sono esami obiettivo, però guardo e vedo i movimenti, il colore, la forma, vedo la posizione, le escursioni in movimento, e poi ci sono gli esami strumentali. Ci possono essere il sondaggio, vedere il movimento del dente, se si muove, vedere quanto è distaccata la gengiva, e capire se c'è dolore e dove fa male. L'attack non ti fa vedere le gengive. Avete mai visto un attack con le gengive? No. Non c'è. Una lastra dove vedi i muscoli, non si vede. Una lastra animata. Non l'avete mai vista, non vedete neanche una lastra dove tu vedi esattamente le escursioni dell'apertura e chiusura della bocca. Ci sono pazienti che sembra delle volte devono fare delle cose, ma poi lo vai a vedere in bocca, stadi poi l'età, lo guardi in faccia al paziente, c'è un viso piccolo, l'attacco non vedi se è un viso L, medio o large, vedi ma potrebbe essere un paziente così o un paziente così. Sono poche le informazioni che si hanno, ma sempre diciamo la panoramica è più facile da fare, più facile da reperire, l'attacco è difficile da fare, costosa e in più è difficile anche da inviare. C'è il rischio anche che riuscite a inviarla e non riusciamo ad aprirla. E dobbiamo perdere un'ora per aprire cosa? 3.000 attacchi al mese. Manda una panoramica, ti dico, ha senso o non ha senso andare all'estero? Con piccole cose, poche cose, non ha senso. Io mi vedo male. Ma il preventivo bisogna fare tutta una serie di esami. Ma io non mi sono da fare, adesso senti bisogno di c'è qualche altro giorno. Adesso. Ciao carissimo, ci vediamo fra 8 mesi. Ha detto di venire fra 8 mesi. Tanto non farete. Strappare. Le? Me lo comunicherete quando... Sì, ti chiamiamo noi 2 mesi prima. Noi ci vediamo dopo. Ciao. Ciao. Qua ci abbiamo, ecco qua, la fase di lavorazione, per esempio, il fresaggio. L'attacco in 3D ha solamente lo scopo per noi di capire quanti impianti si possono mettere se abbiamo visto tutta una serie di parametri e soprattutto vedere dove stanno le strutture vicine, che sono i nervi, i segni mascellari, a vedere la forma dell'osso. Se l'impianto va messo così, così o cos'ha, la direzione. Però non puoi avere certe informazioni in fase di diagnosi esattamente su quali denti devono essere tolti. Dobbiamo attaccarsi al setto nasale e fate tanti. Segni nasali, no, impianti nasali? No, pianti nasali. Un impianto la vita lunga come ha fatto lei. Sì, sì, sì. Sì, parecchio. Nasali sono. Una cosa, sono a me l'hanno detto, per esempio, che adesso... Guarda, si stanno facendo già da 3 anni. Prima non si facevano, si faceva o che sto qua al di qua del seno mascellare oppure ti facevo lo zigomatico. Poi invece ormai, sai cos'è perché non si faceva? Perché era pensavano che fosse più difficile da fare. Invece poi quando uno inizia, poi iniziano gli altri, allora diventa di massa. Però c'è già chi li faceva, che lo vedi, dice io lo facevo 20 anni fa già l'impianto nasale, però che è diventato di massa come tipo di intervento nasale, è diventato di massa come il pterigoidello zigomatico. Però a me in Italia non me l'hanno proposto, il preventivo mio non c'era. Mm-hmm. Quando sono andato in Italia a fare preventivo, ho fatto la visita anche, che lo fanno tutti, lo fanno in tanti nasali. No, quelli dove sono andato io non hanno parlato. Il pterigoideo lo fanno in pochi, che è l'impianto invece più in fondo, che è un po' più indaginoso quello, che poi ora non più con le TAC 3D, ora programmi tutto e non c'è più l'indaginosità che c'era un tempo.
ora possiamo stampare i bottoni, insomma, il nasale, male che vada, invece che metterci un'ora, ce ne metti tre. Ma non vedi nulla, non c'è nessuna rischio. Non c'è nessuna struttura importante qua che passa. Che... Infatti il lavoro è venuto alla perfezione. È un lavoro senza rischi. E quindi anche la guarigione è più semplice, perché è una zona comunque anteriore, ben areata, non c'è rischio di infezioni o cose così. Invece quando tu vai a fare il zigomatico devi aprire tutto quanto il seno mascellare, devi vedere tutto e quindi hai un impianto che sta molto più alto. Poi fai degli inserimenti al osso grosso. Il zigomatico non si inserisce l'osso. Lo zigomatico è l'osso che c'è per mettere l'impianto, già c'è il pomello zigomatico. Capito? Quando invece tu devi mettere un impianto nel seno mascellare dove è vuoto, l'osso non c'è, lo devi creare, allora devi mettere il resto. Ma l'impianto zigomatico, c'hai cioè un impianto che è uguale agli altri, solo che invece di essere qua, sta qua. E c'ha un braccetto che lo connette ai denti, alla protesi. Quindi sembra più lungo l'impianto zigomatico, ma in realtà la parte che sta nell'osso è solo la parte iniziale. L'altro è solo un braccetto che serve a abitare i denti. Ma l'osso c'è, ne abbiamo mettere tanto. L'impianto, poi mettere aggiungere l'osso, poi lui viene dopo, o no? No, dopo l'impianto zigomatico tu rivesti. No, no, non parlavo di zigomatico. Di quale? Nel caso mio. Si può innestare osso lì. Innestare osso vicino a quell'impianto che hai fatto. Lui si può fare, nel senso che è parte che sta dentro al seno mascellare filettata e gli impianti nasali sono filettati, conviene mettere osso. Anche se poi abbiamo visto che gli innesti si possono fare anche invece di fare con osso particolato, si può fare addirittura spugne in collagene, che sono preferibili quelle quando c'è interventi innesti molto grandi da fare. Quando hai innesti molto grandi, se tu metti in la polvere di osso, qui quello si trasforma in osso. Tieni conto che l'osso che noi mettiamo non è che si trasforma in osso, serve a far trasformare il sangue in osso. Quindi più dopo anni tu apri, l'innesto che hai messo sta esattamente lì dove è, ma non viene trasformato. Queste sono le ultime ricerche che hanno fatto, hanno riaperto tutto quanto, hanno carotato, fatto dei carotamenti, ora in Italia non si possono neanche più fare, sono studi che si fanno in altre parti. Carota dove avevano fatto 10 anni prima l'innesto, vanno a vedere la qualità dell'osso, non la quantità, la qualità dell'osso non è quella che si credeva, ovvero che fosse 99% osso ormai del paziente. È para come quella che è. Però in più al posto del sangue c'è osso ora del paziente. Infatti si dice che sono materiali osteoinduttivi. Inducono all'osteogenesi, alla formazione dell'osso. Inducono, non è che si trasformano. Aiutano l'osso a... perché il sangue si trasforma in quello che c'ha vicino. Se tu gli metti delle particelle di osso che hanno sulle superfici dei sensori che danno l'input agli altri sensori che stanno nel sangue, oh, guarda che qua c'è questo, ok, allora mi trasformo in questo, così siamo compatibili. Se questo non c'è, allora il sangue è più facile che non si attivino gli osteoblasti, okay, ma addirittura gli osteoclasti che mangiano l'osso. No, e sono quelli che in genere una fase contraria. Si attivano quelli quando non c'hai anche uno stimolo. Quando invece c'è anche uno stimolo, per quello gli impianti vanno caricati subito, se si possono caricare, perché quando va a masticare il paziente, i micromovimenti sugli impianti, quando inizia a masticare, danno input all'osso che lì c'è qualcosa. Aiuta l'osso a essere trofico. Tutto quello che non usi in natura lo perdi. Quindi se tu non carichi subito gli impianti, c'è il rischio che l'osso si riassorba parecchio. Ed è una cosa questa che all'inizio non si pensava. Quando poi sono iniziati a fare gli studi proprio sul carico immediato, ovvero ti metto subito i denti abitati sugli impianti, hanno visto che le performance erano migliori. Allora si sono chiesti, ma perché ho meno perdite di impianti quando metto subito i denti rispetto a quando non li metto? Perché erano delle cosettine avvitate nell'osso morte
che non, invece quando tu ci, li inizi a funzionalizzare, è come la fisioterapia, articolazione dopo l'intervento, subito mettila in funzione l'articolazione, subito fisioterapia, se no atrofizza tutto e non recuperi più nulla. La stessa cosa. La bocca vuole uguale, il corpo è quello. E lo stress che abbiamo in faccia sono le cose del corpo. Poi ci sono alcuni casi in cui non si può caricare e sono spesso le zone posteriori dove abbiamo fatto innesti dei segni mascellari. In quel caso abbiamo il paziente che ci dice: ma io ho messo 6 impianti e me ne ha messo 4. No, ci sono gli altri 2, stanno dietro sommersi perché c'erano meno di 35 newton di frizione. Se la frizione è poca, aspettiamo 4 mesi, poi si scopre la gengiva e si fa la protesi che attacca su, anche su quelli, si iniziano a funzionalizzare. Moltissime volte noi la protesi carico immediato la facciamo solo su 4 impianti qua davanti. Togliamo i molari, così il paziente non può mangiare, sì. Si limita per forza nell'alimentazione e inizia una funzionalizzazione degli impianti col cibo liquido morbido, l'uovo sodo. Inizia, se invece io gli metto subito il molare e spacca provvisori, mangia, perché non ci aveva da tanti anni i denti. Inizia subito a farsi grandi mangiate, magari anche per far vedere in famiglia, i parenti, guarda, mangio tutto, sono appena tornato. E poi si... C'è il rischio che si riassorba l'osso o che si rompano i provvisori. Quindi sempre noi abbiamo iniziato a spaventare i pazienti facendo in sala d'attesa i libri dove c'erano tutti i provvisori rotti. Abbiamo avuto 3 volte meno problemi da dopo abbiamo messo i libri in sala d'attesa. E ora sto pensando anche di mandare la collezione dei denti rotti per SMS. Che arriva una volta al mese e con nuovi denti rotti. Ma è come le sigarette. Okay. Le fotografie che aiutano a prevenire. La prevenzione anche qui. I problemi si risolvono non causandoli, prevenendo, evitando che si arriva al problema. Perché poi sì, possiamo sempre risolvere, ma comunque il paziente sta in ballo. Deve tornare, riaggiustare. Meglio fare allora terrorismo a fin di bene, dove comunque fai vedere che non c'hai dei denti naturali, ma dei denti artificiali, finti, che comunque si possono rompere. Allora inizi a limitarti. E allora entri praticamente a lavorare con l'equipe, cioè il paziente diventa parte dell'equipe e viene coinvolto. Io ti faccio vedere quello che può succedere, però ora che l'hai visto, sai anche ti limiterai tu quando io non ci sono, perché quei denti ce li hai te in bocca, sei tu che dovrai limitarti. Certo, del paziente gli fai vedere i denti perfetti, belli, ci avrai come i denti di una volta, quella non è una bugia. E lì stai mettendo le basi per i fallimenti, che puoi aver usato i migliori materiali, i migliori chirurghi, migliore progettazione, ma il paziente non l'hai educato, non l'hai visivamente e le parole sono 7%. Le devi mettere in mano i denti rotti, farglieli toccare e anche farglieli vedere a scadenza regolare. Così noi mandiamo delle volte anche sul gruppo, delle volte foto di denti sporchi. Tutte le foto di Oleg che sta collezionando, tutte le foto delle aftercare. Ci abbiamo un'enciclopedia di rotture per categoria, per ma non c'era in questi di ora? No, stiamo collezionando tutti gli aftercare. Tutti gli aftercare per categoria. Ok, può succedere questo, può succedere quest'altro. E poi anche come va risolto quello, come va risolto quell'altro e quello. Però già visivamente io non ti posso far vedere solo le cose belle, ti devo far vedere le cose brutte. Inizio uno di guardare la terra, la sera si metterà a spaventare gli orrori. E così si dice molto democratico. È molto educativo quello, è come quando facevamo le anatomia patologica, ci portavano in reparto, ci mettevano in mano il polmone col carcinoma. Ok, quello mi traumatizza. Mamma. Vedo che cos'è, e quello era un ragazzo magari che c'aveva la polipose, ti mettevano in mano l'intestino aperto con tutti i polipi dentro, te lo ricordi tutta la vita, te lo ricordi. Okay. Sai, educare un paziente è una parte fondamentale della terapia e l'educazione del paziente è quasi sempre visiva o sensoriale, cinestesica. Quindi alla fine a me mi hanno preso in giro perché non mangiavo lombature, non mangiavo pane, non ha fatto bene, ok. Ma va bene, io avevo terrorizzata. Ma ascolta una cosa, a me hanno detto per esempio il protesista l'altro ieri che gli ultimi molari non mi verranno messi più, oltre che quei 2 già non mi verranno messi.
Non è brutto adesso da vedere, magari tutta la parte inferiore completa. Tieni conto che i denti che si vedono sono sino al secondo molare. Ah, ok. Quindi non è un problema quello. Molari. Se ne metto ancora due meno. Non li vedi? Se tu hai almeno il primo molare, va bene. Infatti le riabilitazioni di Hollow 4, Hollow 6 non prevedono il doppio molare. Ti faccio vedere. Con 8 impianti dentali, delle volte riusciamo a mettere il doppio molare. Questa è una, vedi, questo è incisivo centrale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, un molare. Andiamo a vedere un altro. Questo è un molare. Andiamo a vedere, ora un foro. Adesso io ho due almeno. Un molare. Però cosa succede? Che se io ho gli impianti molto avanti, per esempio qua, questo è meglio non metterlo, se no flette si rompe. Il cantilever si comporta bene fino a un dente. Già questo è un po' rischioso, questo cantilever, perché l'impianto è molto avanti. Quindi se io ti metto un dente qua, è molto facile che si rompa. La tecnica Malo ti dice che in realtà puoi avere l'impianto fino a questo livello, però è meglio non avventurarsi troppo, non tanto per... Vedi, questa è la tecnica corretta, come dovrebbe essere. L'impianto dovrebbe finire qua dietro, però delle volte il vuoto del seno mascellare è un po' più avanti, arriva fino a qua. L'impianto, invece di stare qua, starà qua. E quindi, per forza di cose, va a finire qua la vite. Malotti dice che quello che l'ha inventato e può arrivare fino a qua. Si rompono, però. Si rompono, tu devi tenere conto che quello deve masticare 20 anni. Può darsi che gli studi che c'ha lui sono a 10 anni, capito? Ma chi dice che non si rompe tra 20, tra 15? Meglio a quel punto non rischiare, andare con una protesi un po' più corta che non mette, insomma, il paziente in una... Guarda qua dove finiscono. Questo, per esempio, finisce tra il quinto e il sesto, tra il premolare e il molare. La vite finisce qua. Ci sono altre protesi dove finisce un po' più avanti. Vediamo se ne trovo qualcuna qua. Vediamo, passiamo un dente oltre all'impianto. Qua ci sarebbe voluto il premolare, ma non l'ha messo. Il molare, scusa. Ha finito con incisivo canino, primo premolare, secondo... scusami, canino, primo, secondo premolare, e doveva essere un molare questo più largo. L'accorciato un centimetro, puoi fare non di più. Vedi, qua va a finire l'impianto sul molare. Molare, però non c'è mai, vedi, il secondo molare o il secondo molare. Delle volte può finire al premolare la riabilitazione, oppure fai la ricostruttiva ossea e vai più indietro. Comunque là dipende tutto da dove metti gli impianti. Se gli impianti, se sei riuscita ad andare in fondo, allora i denti arriveranno lì in fondo. Però avere gli impianti davanti, anche i denti in fondo, è rischioso. Nella la parte sopra in genere siamo limitati per via del seno mascellare. La parte sotto, la parte sotto invece delle volte siamo limitati per l'aspetto invece della densità dell'osso e soprattutto la posizione dell'osso, che è molto esterno all'osso. La mandibola è larga sotto e mettere impianti indietro significa avere i denti sotto qua e sopra che stanno qua, e quindi non ha senso andare troppo in fondo, oltre che l'igiene, perché se io metto i molari in fondo tu non riesci a pulire lì dietro, lucidare, non ce la fai. E quindi è meglio avere una masticazione corta, che però è più mantenibile dal lato paziente. Riesce a pulirla, a fare anche autodetersione, che la lingua arriva lì dietro, e anche le guance, come si muove la lingua quando parli, vanno a pulire. Quindi mettere gli impianti sempre troppo dietro va bene. Vedi, questi vanno bene. Quando gli impianti sono qua, va bene. Non troppo in qua. In quel caso bisogna vedere se si può ricostruire l'osso, si cerca di ricostruire, se no nascono, ci sono per le parti più posteriori gli pterigoidei, impianti che sono questi.
più delicata, che è questa qua dietro, ok, e poi unisco questo con un braccetto, tecnicamente questo, evito la zona del vuoto, metto l'impianto qua dietro, è una tecnica un po' più delicata questa, perché ci passa vicino sia una, ci passano vicino due arterie, capito? E quindi potresti, però con una tecnica a traumatica si mette tranquillamente l'impianto senza causare danni. Invece che usare frese si usano dei punteruoli che col martelletto va a trovare la direzione e poi avviti direttamente l'impianto. E quindi non vai a trapanare o simili. Bene, quindi per oggi è tutto. Salutiamo il gruppo. E ci siamo finiti di mangiare tutto. Saluto a tutti, ci sono 10 commenti, vediamo qua che ci scrivono. E già che la vedo, chiedo anche, appena messo i denti provvisori, gli incisivi non si toccavano, mentre ora riesco a cavarli. È normale? Che cosa? Che i denti provvisori, gli incisivi non si toccavano, quindi c'era spazio tra gli incisivi. Ora riesco a cavarli, sì, significa che c'era prima un overjet. Overjet significa... Risponde sempre a tutti. No, oggi. Questo qui, questo è lo spazio dell'overjet. C'era praticamente uno spazio tra i denti perché la mandibola era retratta. I denti, o faccio andare avanti la mandibola o porto i denti, ma i denti normalmente devono essere così. Meglio ancora sui provvisori così, testa a testa. Dove non so, questo per esempio è un overjet. Un bambino, questo ce l'ha esagerato. Andiamo a vedere l'altra domanda. Siete super professionali, non venite in Moldavia, non è vero che siamo professionali, siamo terroristi. Come avviene l'abbinamento da struttura metallica con porcellana o altro? Ormai dobbiamo andare un altro giorno, Erminio, si sente solo la voce, accendi la luce. L'abbiamo fatta al buio oggi, c'hanno ragione, però perché siamo col videoproiettore. Un saluto a tutti e andiamo